cristalli. Duca Cristalli. Duca Cristalli questa sera ci ha raccontato una storia spettacolare di un vigneto che si chiama Cremisan, di una casa vinicola che si chiama Cremisan e che è in Palestina. E questa sera abbiamo assaggiato un vino molto particolare, ed è una storia che voglio che tu racconti, perché il terreno, il terroir dove si produce questo vino è molto particolare. Non solo, ma è al confine fra due stati. Fra due stati. Fra due stati, sì, siamo. Intanto buonasera, siamo in Palestina. Siamo in Palestina a 5 km da Betlemme, una collina che si chiama Cremisan e che dà il nome a questa azienda, a una cantina che storicamente è gestita dai salesiani di Don Bosco, pensate dal 1891. E fare il vino significa poter sostenere le attività formative e educative che i salesiani hanno in tutto il territorio. Un vino che sa di pace, un vino che noi diciamo abbraccia tutto il Medio Oriente. È un vino che in qualche modo rispecchia il territorio e le caratteristiche organolettiche proprio del territorio. Sono vitigni autoctoni che vogliamo così esaltare. Stiamo parlando di un'eccellenza palestinese, quindi anche in Palestina si può parlare di prodotti, in questo caso il prodotto vitivinicolo. Certo, è una storia che ci ha toccato. Tu stai parlando dei telespettatori italo-australiani. Okay. Quindi, che rilevanza potrebbe avere un vino del genere per la sua storia, antichissima del resto, certo, per questa caratteristica particolare per gli italo-australiani? Allora, noi lo definiamo viticoltura eroica, sì, perché veramente le condizioni sociali, politiche, economiche del territorio sono note a tutti. Una guerra perenne che non sembra trovare fine. Proprio in questo anno il muro di separazione ha diviso la nostra cantina, quindi ha separato. Non è solo un vino, è una storia, di pace. Sì, esatto. E quindi vi è una difficoltà di accedere proprio alle vigne. Noi lavoriamo con contadini operai palestinesi che abbiamo formato. Oggi sono loro che conducono la cantina, sono loro che lavorano sia in vigna sia in cantina, appunto facendo il vino, c'è un enologo, un giovane ragazzo formato in Italia. E per noi questo vino, cioè noi ci piace, ecco, raccontare questa storia, che è una storia di pace, è una storia di educazione, di promozione dei diritti umani. Ripeto, per noi il vino è uno strumento. È lo strumento che ci permette poi di fare attività educative e formative, e quindi raccontiamo in Italia e nel mondo questa storia per poi sostenere le attività dei salesiani in questa terra così contesa ma così bella. Una storia toccante, e ci è piaciuto portarla a conoscenza dei telespettatori di Antipodi News. Grazie Luca. Grazie a voi. Arrivederci, Party Draft.